Gio di tonno ai fatti vostri dopo la battuta di Virginia Raffaele. Gio di tonno riparte dai fatti vostri dopo la battuta della Raffaele. Riparte oggi alle 1100 puntualissimo su Rai 2 lo storico programma del mezzogiorno che porta la prestigiosa firma di Michele Guardì, I fatti vostri, con Gio di tonno, la showgirl Laura Forgia e Paolo Fox, accanto all'immancabile padrone di casa Giancarlo Magalli, l'unico riconfermato del cast delle passate edizioni. Com'è noto ormai da mesi, Gio di tonno ai fatti vostri si occuperà dei momenti musicali, spazio che per anni ha visto protagonista Marcello Cirillo. Una bella ripartenza quindi per il vincitore del Festival di Sanremo 2008, arrivata poco tempo dopo la battutina fatta da Virginia Raffaele in prima serata su Rai 2 proprio su di lui. Il fattaccio è successo a Facciamo che io ero, lo show che la simpatica imitatrice ha condotto qualche tempo fa. Imitando Fiorella Mannoia, la Raffaele ha infatti augurato a Francesco Gabbani, ospite in studio, di fare la stessa carriera di Gio di tonno, di Povia e degli Alisse, sottolineando che è bello vincere Sanremo alla fine della propria carriera. Una battutaccia riferita ovviamente al fatto che gli Alisse, Povia e Gio di tonno, dopo le loro vittorie sul palco dell'Ariston, non hanno più avuto grande successo al Festival della Canzone Italiana. I fatti vostri, Gio di tonno debutta oggi come co-conduttore. In effetti Gio di tonno, dopo la vittoria del 2008 con la bellissima Colpo di fulmine interpretata in coppia con Lola Ponce, non ha più fatto ritorno al Festival della Canzone Italiana. Da oggi, comunque, il pubblico potrà vederlo in una veste nuova, quella di co-conduttore dei Fatti Vostri, accanto all'ormai storico protagonista Giancarlo Magalli e alla sua nuova partner Laura Forgia. In un'edizione completamente rinnovata, dal cast alla scenografia, ma anche ai contenuti. Attesissimo è il gioco degli scontrini, che permetterà ai telespettatori più fortunati di portare a casa una bella somma di denaro. Per quanto riguarda invece gli ex compagni di Magalli, Marcello Cirillo non è stato ricollocato, mentre la Volpe da sabato tornerà al timone di Mezzogiorno in Famiglia, programma da lei già condotto per tanti anni in passato, con lo stesso Magalli, ma anche con Tiberio Timperi e Roberta Capua. Vedremo se i telespettatori di Rai 2 gradiranno tutte le novità introdotte nella trasmissione ideata e firmata da Michele Guardì, quando domattina arriverà il primo responso dei dati Auditel. Ricordiamo che nelle ultime stagioni il programma è stato molto seguito.